ci sono dal primo giorno, da quando con Rosi abbiamo iniziato con le cassette della frutta a fare da pedana e con un amplificatore che abbiamo rubato ad un sindacato palermitano. L'ho vista crescere negli anni e credo che guardare indietro per vedere il grande lavoro che si è fatto, vedere tante fasce qui nel segno della rappresentanza delle istituzioni, dà grande forza e grande fiducia per poter guardare al nostro futuro e al futuro dei nostri ragazzi. Concretamente, oltre alla presenza, alla partecipazione e il sostegno, noi dobbiamo ancora continuare da istituzioni a far sì che la divulgazione delle iniziative a sostegno della lotta all'autismo siano sempre più radicate. Questa è una realtà che non si conosceva fino a pochissimi anni fa e il grande lavoro culturale che ha fatto l'Associazione per l'Autismo del Territorio di fianco alle istituzioni sta iniziando a dare dei riferimenti più certi alle famiglie.